Cari amici, buona giornata. Oggi è il 31 maggio e dovrebbe essere l'87esimo o l'88esimo giorno di assenza di un governo politico. E se ne sentono di tutti i colori. Però ieri ne ho sentita una che è veramente eclatante. Eclatante perché è stata proferita in un programma televisivo di ampio ascolto da un ex primo ministro. Cioè non è pizza e fighi che passa, è un ex primo ministro che annoverato e annovera fra la schiera del suo cerchio magico anche dei consulenti, dei finanzieri, amici. Allora, il Labbro di Firenze ieri ha tenuto a spiegare che con lo spread che aumenta adesso le famiglie pagheranno di più i mutui casa e oltre alle conseguenze sul, diciamo, sul classamento di nuovo debito pubblico, oltre alle conseguenze che aumentando lo spread significa che sono calati i valori capitali del vecchio prestito e quindi le banche soffrono. Siccome c'era chi voleva difendere il risparmio degli italiani. Ora, ripeto, lo spread. Allora io voglio adesso farvi capire qualche cosa. A parte il fatto che non tutti i mutui sono a tasso variabile, ma ci sono anche quelli a tasso fisso che quindi stanno fuori, vi dirò che lo spread sul tasso dei mutui non ci azzecca una sega e ve lo mostro. Guardate qui, guardate qui. Ecco, questo è il valore dello spread alle ore 11.05, 233,20 sui BTP a 10 anni. Ecco, questo è l'andamento della giornata odierna, guardate. È partito da un massimo e è arrivato pressoché ad un minimo. Ma allora, che cos'è che fa aumentare le rate di un mutuo a tasso variabile e non a tasso fisso? E lo vediamo in quest'altra paginetta. Ecco qua, qui c'è lo storico degli spread. Ora, le rate di mutuo hanno come parametro per il tasso di riferimento l'Euribor, cioè quel tasso che indica a quanto le banche si scambiano il denaro e che dipende non dallo spread, ma dipende dalla fiducia che una banca riserva ad un'altra. Ora a me, vabbè, questo lo diciamo dopo. Ecco, questo è lo storico. Guardate, nel 2012 a dicembre a un mese era lo 0,109, a tre mesi lo 0,111 e a sei mesi lo 0,133. Proseguiamo tutti gli anni, si va a salire 2013, 2014,
Ecco, nel 2014 cominciamo ad avvicinarsi allo zero. Le banche si scambiavano il denaro ad un mese a dicembre del 2014 allo 0,018. Poi a marzo del 2015, ai primi del 2015, comincia l'Euribor ad essere negativo. E arriviamo al 2017, dove a dicembre 0,371, 0,369, 0,366. Adesso vediamo che succede. Ultima rilevazione, 29 maggio. Siamo nel pieno del casino della commedia elettorale. E guardate, da un minimo di 0,372 a un mese, a un massimo di 0,369. Come potete vedere, nel periodo del casino, il tasso Euribor sta lì, non cambia. Ecco, allora io mi chiedo, ma il Labbro di Firenze, quando ha fatto quelle dichiarazioni in quella trasmissione, le ha fatte per ignoranza o perché tende a dare qualche strumento in mano agli adepti del partito dei defunti, che così si seppelliscono proprio definitivamente e non se ne parla più.